Buongiorno signore e benvenuti alla parte numero 6 della nostra guida Pokémon Nero. Sono sempre io, 2000 Mister Andrea, e continuiamo dove abbiamo lasciato. Allora, nella stessa parte abbiamo battuto quel tratto di allenatori, questo tratto, e io pure dal video ho allenato tutte le persone della squadra fino al livello 20. In questa parte ci sarà un'evoluzione e batteremo la palestra, lo è? Riceveremo la nostra seconda medaglia della Lega di Lima. Bene, andiamo. Però prima c'è la N che vorrà essere sfidato. Noi ci saremo. Bene, manda Pirav. Il mio cubinetto è in idrocarica. E va quasi KO. Anzi, non va KO, lo ha brutto corpo. Colpo. Pinpoint, io cambio e mando Pirav. Uso un aerosolio, l'unico buon raggio, con due aerosoli va a KO, pure brutto colpo. Bimbur, uso aerosolio e va a KO, super efficace. Adesso lui dice che ha la necessità di provare un Pokémon moltissimo, così di più forza, e lui fa completamente da trovare la stessa forza. E questo Pokémon è l'eroe che ha creato ora, che ha creato Ulma, ovvero il legendario Zekrom. Bene, noi curiamo la nostra squadra prima di andare a battere la palestra, lo è. Andiamo via e andiamo nella palestra. Questa sparà sia la palestra che da museo. Prenderemo sia uno scienziato che c'è uno scheletro stupendo di un Pokémon tipo drago, ovvero Dragonair. Si chiama Krillo. È un Pokémon fossilizzato. Vi fa vedere una tomba di Olimpia che è caduta dallo spazio, che sarà di Zekrom, di Notter, di Deoxys. E questa è una pietra molto brillante che ha trovato in mezzo al deserto. E qua c'è la palestra dove dovremmo andare noi. C'è la cavoletta, lo è tipo normale. Questi ci regalerà dell'acqua fresca, sembra molto utile. Adesso battiamo. Bene, ne parliamo. Metto Pidau per primo. Io credo che il favorito di questo palazzo sarà Knight, però voglio mettere Pidau, che lo voglio un po' alzare. Bene, mettiamo il primo allenatore che avrà un Patrick. Io uso un aerosolio con il mio Pidau, lui individua, si protegge, usa pazienza, usa un aerosolio, poi KO. Uso un altro aerosolio, ti occupo di energia per non fa niente, perché con due aerosoli lo mondo partava. Dovremmo andare qui. Quale primo che abbiamo incontrato? Nel in mezzo ed è nascosto proprio qui. Sta leggendo qualcun altro, quindi è lui che sto scienziato, dopo da me, però sì che non è molto facile, però non vi stancherete. Prima di leggere il foglio lo andremo a sfidare, avrà un Harder con il mio pilaggio molto facile, uso attacco rapido, uso difesa X, la difesa di Harder rovendo, sarà un po' difficile, ci sono difesa X, individuo. E con un sguardo, uso un aerosolio, un altro aerosolio dovrei mettere KO, però con un'azione. Wow, Harder più veloce di Pidav, con pure 3 livelli di differenza. Uso un altro attacco rapido e va KO. E Pidav sarà a livello 21. E adesso, finita la lotta, ci sarà la prima sorpresa.
ovvero l'evoluzione di Kidab. Kidab si evolve in un stupendo Tarquil. Bene, Kidab si evolve in Tarquil. Prima di tutto mando Pignite primo e Dribble secondo. Bello. Complimenti, la seconda qui del fatto sono. Si troverà all'entrata ed è questo il Glimpangish Pokémon. E se mi sono domanda, so dove mi trovo perfettamente, ovvero questo ragazzino. La sfideremo e dopo ci trovo il libro e avremo finito. Non è molto difficile, però nemmeno troppo facile. Allora, Lillipop, io con il mio Pidgeotto sono delle sberle tese. Con tre colpi di sberle tese va capo. Un altro Lillipop uso un'altra sberle tese. Uno e due e va capo. E sono altro Lillipop, uso un altro sborlo tese e Ignite tipo lotta fuoco con tre colpi da KO, niente di problemi. Abbiamo finito, ci dà il libro, leggeremo, sì, questa armadio si sposterà, perché lui dice niente di cuore, l'armadio si sposterà, prendiamo il cuore, si sposterà l'armadio, sarà un passaggio segreto che ci porterà direttamente quella campalestra, ovvero allora io prima devo andare a fare la squadra un po' danneggiata. Bene, curiamo la squadra. Possiamo rinnovare, non vi preoccupate che non è come gli altri città che ne usciamo, tornerà tutto come era prima, però resterà tutto come è il passaggio. Scendiamo e andremo da Aloe. Parliamo e ci do il benvenuto e la potremo usare. Il nome lo darà Herder, Herder, 18. Quindi prima di livello 20 dobbiamo prendere di gela cacco. Appunto qua subito con la testa e tiro solo. Ma vedete che c'è molto poco perché sono due livelli differenti, sono pochi. Con la testa. Posso prendere di un po' di più di poco, ma comunque con 4 sbarrerese, 2 attacchi e 4 colpi. Riusciamo ad abbatterlo e più di metà a livello 21. Watch, voglio provare a cambiare, voglio provare a mandare Grimmboom. Fuori fantasia, provo e provo con uno per artigli. Cosa Nemesi? Ecco, la fa, purtroppo. Comando Ignite. Ignite, uso Sperlotesia, uso nuovo Vene, si spiega che non va capo, meno male che si 14. Si spiega che provo capo e non va capo purtroppo. Devo mettere Patrick da scudo per ricaricarmi con un'acqua fresca. Ecco, Nemesis. Ora mando Panzage. Uso l'acqua fresca. Usato. Provo Nemesis. Speriamo che non manda Pignite fuori il combattimento. Con le sberle tese, è più veloce lui, lo sguardo, però con le sberle tese va capo in un colpo. E abbiamo vinto, cioè qui mette livello 22, e abbiamo vinto la seconda medaglia della Lega di Unima, la medaglia base, diciamo la medaglia base da Loè, più l'MT, poi con il mio battaglione che è livello 30, e l'MT di 67, e con viene Nemesis, come abbiamo visto, quando un po' la KO, poco la precedente la KO, il danno si raddoppia. E se verrà scendiato, finito il loop, dice che è stato rubato
gli ultimi casi giunto fino a qui, vi dico bene con la borsa di girandola. Vogliono rubare il teschio del Pokémon tipo drago, ovvero Dragonite. Andiamo a vedere. Vedete, che è una lastia. Perché mi sembra che i vostri ospitiani lo devono rubare e i fumogeni. Tutti i fumogeni rubano la testa. Bene. Ci dobbiamo inseguirli e andiamo. Se riusciamo, vediamo allora che lo sta cercando, però niente. Poi arriverà un tipo chiamato Artemisio, che è il capo palestra di Austropoli. Dice che Artemisio che siamo in difficoltà. Lei ha deciso di scappare verso il bosco girando, dice. E arriverà Belle e Comor. Allora chiedo di dividerci. Belle e Comor vanno con lei. E gli altri mi sono messo questo bocco di randola. Belle ci darà il circa strumenti, credo, sì, il circa strumenti, per trovare gli oggetti per terra invisibili, nascosti, come lo vedere la palestra, e va anche Belle per stare a guardia. Occupiamo la squadra e ci dirigiamo verso il bosco girandola. Bene, per questa squadra adesso possiamo uscire e dirigersi verso il bosco girandola. Forza Artemisio. E va. Ricordate che qua c'era il King Galax che bloccava la strada e non c'è più. Dirigiamo verso Artemisio, dunque per attraversare il bosco di girare c'è due modi. O per attraversare il ritta o non fosse nel bosco. Lui dice che segue i tipi dalla strada e noi dovremmo andare dal bosco. E ci troviamo alla fine. Di qua forse non si può passare, non possiamo passare. Oppure si può pure andare, ma noi andiamo da qua. Allora, metto primo. Tarto le Dimble. Facciamo così allena le bambine. Avremo Lusand e Swandale. Se vi levi 16, adesso uso un aerosol 2, super efficace, tipo erba e dietro le artiglie. Adesso uso l'attacco di Dimble aumenta. Aerosolio manda capo 2, perché è super efficace. Abbiamo vinto e io vi dico che la parte è finita. Nella prossima parte usciremo dal bosco girandola. Nella parte finita votate, commentate e iscrivetevi. Ciao, alla prossima, dal mio nome è Andrea, ciao.